Massoli, quindi Valentini. Il libero Cameloni lo serve sulla destra, il cross basso, la palla arriva a Palazzi che mette nel mezzo, il portiere Gatto smanaccia, la prima vera occasione della partita al 24esimo minuto, molto bravo il portiere Gatto che va a smanacciare un tiro cross di Alessandro Palazzi. Ripanti molto bene, intanto prova a venire via, serve Rossi liberissimo sulla corsia di sinistra, mette nel mezzo, interessante il cross di Rossi e non ci arriva, davvero per un nulla al 27esimo. Bugiolacchi vicino al vantaggio, la formazione ospite in questo calcio di punizione, Paradisi con il sinistro. 32 sono i minuti nel corso del primo tempo, gara che si scalda, vediamo il mancino di Paradisi, il fischio del direttore di gara, parte Paradisi, interessante, tassi di testa e la palla che dà incredibilmente l'illusione ottica del gol, sembrava gol in effetti anche i dirigenti locali avevano gridato di fatto al gol, minuto 33, il tocco di Zoli a innescare Petitti, c'è il colpo di testa puntuale di Ciavaglia a rintussare l'attacco dei bianco-azzurri ospiti che rimangono comunque in fase d'attacco, ma più Atletico Alma che Dorica Torretti in questi primi 35 minuti con la formazione di Ciccio Carta a farsi preferire, intanto però Rossi, seguiamo dopo la bella respinta di Matteaggi, il diagonale di sinistra di Rossi che non riesce a fare male. Il gol della Dorica, cross di destra, la testa di Bugiolacchi che da quella posizione non lascia scampo a Matteaggi. La testa, intanto c'è Bugiolacchi che è libero in area di rigore, prova il pallonetto, prova a uccidere la gara al minuto 8 nel corso della ripresa. Clamorosa ingenuità di Bugiolacchi che poteva davvero far cambiare definitivamente e mettere il match dalla parte in maniera forse definitiva della Dorica. Allora, c'è il vantaggio però, Ripanti, attenzione, salva tutto per l'Atletico Alma il centrale difensivo Gabbianelli, occasionissima per la Dorica per raddoppiare con Ripanti che è andato via a Tomassoli, direttore di gara che ha optato per il vantaggio, minuto 12, però Amatori è un giocatore di fascia, va proprio ora a sistemarsi sul lato destro, intanto Paradisi per attenzione, proprio Carsetti, neoentrato, gran destro sul primo palo e anche qui illusione ottica del gol soltanto. Minuto 14, subito Carsetti si fa valere in area di rigore, è ancora attivo dalla bandierina per Paradisi, parabola interessante, la parte vuota e c'è il gol di Carsetti, e c'è il gol, la rete di Carsetti al 21esimo minuto che dà il pareggio all'Atletico Alma, proprio il neo entrato Carsetti, il tap-in di Carsetti di testa a porta vuota. Rinvio di Matteaggi verso Tassi che corregge di testa verso Carsetti che prova a metterla giù, il tiro di Carsetti si accartoccia e para Gatto. Minuto 26 nel corso della ripresa, ancora Carsetti.
fa tremare Gatto. Ripanti, la palla è buona verso il numero 1, attenzione, si la cava Matteagi, Domenichelli ha messo al centro e Bugiolacchi ancora una volta, ci ha salvato Bugiolacchi, minuto 27. Bugiolacchi ha letteralmente graziato. Ha letteralmente graziato il portiere Matteagi nei tempi supplementari, due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno, e al termine di questi supplementari, se persisterà ancora la parità, sarà l'Alma a passare. Bugiolacchi intanto, attenzione, fa tutto bene poi sul più bello, viene anticipato da Palazzi, ancora davvero uno spauracchio al 29esimo minuto, ancora Bugiolacchi, chi passa questo turno avrebbe quasi l'eccellenza in tasca, anche se dipende molto da eventuali ripescaggi, quindi di squadre che non dovessero farcela ad iscrivere nel prossimo campionato di eccellenza, ma soprattutto dipende anche dalla Castel Fidardo, che è atteso agli spareggi nazionali, c'è la formazione di Mobili, intanto Carsetti in area, Carsetti prova il tiro di sinistro, non viene ingannato Gatto che di piede respinge, ancora Carsetti pericoloso, Carsetti da una parte e Bugiolacchi dall'altra, sono i due giocatori che stanno davvero prendendo per mano le loro squadre. 32esimo minuto, 1-1 tra Atletico Alma e Dorica Torrente, poco fa la munizione per il numero 10 Paradisi, che va a fare il paio con quella combinata al 15esimo del secondo tempo al centrale difensivo Santarelli, poi uscito. Attenzione, intanto la palla rimane lì dopo che Domenichelli ha tentato la conclusione a rete, Palazzi in qualche modo ci ha messo una pezza, Matteagi ce n'ha messa un'altra e ha bloccato il pallone. Calcio di punizione per la Dorica Torrente, tremano i tifosi giallo-blu sul pallone con il direttore di gara Rossetti di Iesi, che manda la barriera a distanza regolamentare. C'è Iuri Bugari che con il destro presumibilmente, o Ripanti con il sinistro, proveranno a fare male, dovrebbe essere Bugari, vediamo il fischio, parte Bugari, la parata, blocca il portiere Matteagi, minuto 43 nel corso della ripresa. Calcio di punizione per l'Atletico Alma, davvero importantissimo sarebbe per la seconda squadra di Fano coronare il sogno dell'eccellenza, questa squadra, questa società nata 2 anni fa dalla fusione della Cicogna Bellocchi e la Polisportiva Marchionni. Avrebbe la palla buona il mediano Donini, ma alza un po' troppo la mira e si rimane ancora sul 1-1 da Carsetta. Tomassoli non ci arriva, riparte comunque la formazione ospite con Ripanti, squadre lunghe ora, ne giova lo spettacolo, tanto Gramacci, davvero il tocco, attenzione, la porta è vuota e c'è il gol, della Dorica Torrente che torna in vantaggio, la Dorica Torrente è tornata in vantaggio proprio in pieno recupero, proprio al 15esimo minuto, non abbiamo visto
non abbiamo visto il gol, l'autore del gol. Vediamo chi ha segnato. Dovrebbe essere Petitti, allora. Crediamo Petitti. Intanto c'è ancora il numero 16, Mossotti che prova il lob di destro, vedendo Matteaggi leggermente fuori dai pali. Palla alta sopra la traversa, la annotiamo al minuto 5. Altro calcio di punizione, ormai l'Atletico Alma prova a fare male con le palle inattive, con i calci piazzati. Ancora una volta Giampaoli con il destro proverà a mettere nel mezzo. I pericoli per la Dorica possono avvenire ormai soltanto dai calci piazzati. Il fischio del direttore di gara, parte Giampaoli, parabola interessante, smanaccia Gatto in corner. Annotiamo anche questo calcio di punizione all'ottavo minuto. Vince la Dorica Torrette, ma l'Alma non demerita, anzi l'Alma meritava molto ma molto di più. Finisce così 2-1 per la formazione dorica, finisce così per la formazione alcoretana, che andrà a giocarsi il titolo regionale, andrà a giocarsi l'eccellenza, ma ci sono chance anche per l'Atletico Alma, che disputando questa gara esce davvero tra gli applausi.